domande. 12 minuti accademici, possiamo partire. Posso prendere? Allora, benvenuti a questo ultimo appuntamento della rassegna autunnale delle nostre conferenze al museo. Oggi abbiamo come relatore Alessandro Vietti, che è il nostro socio, e il titolo, avete visto, è anche qua, Real Mars, e quindi evidentemente si parlerà di Marte. Alessandro Vietti, oltre a essere il nostro socio, è anche ingegnere, è anche uno scrittore di fantascienza, ha scritto diversi libri, e poi eventualmente non lo so se lui coglierà lo spunto per parlarne. Allora, questa conferenza, come ho detto, chiude il ciclo, ma noi non ci fermiamo mai, quindi dopo subito le festività natalizie riprenderemo, e come sapete noi organizziamo come rassegna principale, sarebbe forse un termine improprio, come rassegna con cadenza più regolare, un appuntamento che parte da gennaio o da febbraio a seconda dei casi. Quest'anno abbiamo organizzato una rassegna di conferenze che parte a gennaio, quindi il calendario lo troverete qua. Molti di voi hanno già i volantini, chi non li avesse al termine della conferenza potrà venire qua e prendere il materiale che desidera, oppure troverà sul nostro sito astropolaris.it tutto questo materiale, perché sono semplicemente gli stessi documenti stampati, quindi trovate esattamente le stesse cose. Allora, vi elenco brevemente queste conferenze. Si parla sabato 21 gennaio 2017 e il titolo Buchi neri, le frontiere dello spazio e del tempo. Il relatore è il nostro segretario Alessandra Raffaele, nonché caldo 18 febbraio. Il titolo è Destinazione prossima, presente e futuro dell'esplorazione spaziale. E ci parlerà Davide Cenadelli, che è un ricercatore dell'Osservatorio Astronomico della Val d'Aosta, che è già venuto, è stato anche nostro ospite e relatore. Seguirà il 18 di marzo Gli asteroidi, testimoni della nascita del Sistema Solare, nuova frontiera dello spazio. Il relatore è Paolo Tanga, che è un astronomo planetologo dell'Osservatorio della Costa Azzurra. Terminerà questa rassegna sabato 8 aprile, onda su onda, le onde gravitazionali e l'inizio di una nuova astronomia. Il relatore è Caterina Manzino, che è socio di Polaris e anche membro del Consiglio. Non devo più dire altro, direi, quindi vi lascio direttamente in compagnia di Alessandro Vietti, buon ascolto. E un'ultima cosa che bisogna sempre ricordare è che tutte queste conferenze sono possibili qui grazie alla disponibilità del Museo di Storia Naturale, sia nella direzione sia nel personale. Sono sempre molto gentili, molto di aiuto e estremamente collaborativi. Grazie e buon ascolto. Grazie Alessandro, grazie a tutti voi di essere qui questo pomeriggio, di aver voluto venire a sentire parlare un paio d'ore di Marte. Come nasce questa chiacchierata? Vale la pena spendere due parole, perché forse è leggermente un pochettino diversa rispetto a quelle a cui siete abituati ad ascoltare tra quelle che noi proponiamo come associazione. Perché ha una genesi un po' diversa. Lo spunto per questa chiacchierata è l'uscita di questo libro che si intitola Real Mars, che lo vedete lì, che dà anche in parte il titolo all'intervento, e che è un libro non di saggistica, non parla di come andare su Marte, ma è un libro di narrativa. È un libro che parla della prima spedizione umana su Marte, in questo caso organizzata dall'Agenzia Spaziale Europea. E per scrivere un libro di questo tipo, per renderlo credibile, c'è bisogno di rispondere a tutta una serie di domande che non sono soltanto quelle tecnico-scientifiche, cioè come andare, come realizzare la missione vera e propria, eccetera, ma anche tutta un'altra serie di domande che sono economiche, sociali, politiche, in parte anche morali. Quando quel libro è uscito qualche mese fa,
ripensando a tutto questo lavoro che è stato fatto, mi sono accorto che tutte queste tematiche potevano essere un po' messe in fila, riassunte secondo quasi un ordine, credete che poi alla fine è un ordine cronologico, un ordine storico, e usando come filo conduttore quello dell'immaginazione. Perché? Vabbè, innanzitutto la partenza era un romanzo, quindi era un prodotto puro dell'immaginazione, però l'immaginazione ha altre due componenti, in questo caso molto forti. L'immaginazione nell'ambito della scienza in generale. La scienza, l'immaginazione è necessaria per la scienza. Lo scienziato che deve immaginare, deve pensare una teoria, prima la deve immaginare, poi la deve verificare sperimentalmente con i dati, eccetera. Ma l'immaginazione è quella che lo aiuta a tradurre quello che vede, l'osservazione, in poi teorie, formule, matematica, eccetera. L'altro aspetto è la nostra relazione con Marte. La nostra relazione con Marte è sempre stata molto fortemente condizionata dall'immaginazione, non soltanto nell'aspetto, diciamo così, ludico, i film, eccetera, i libri, ma anche in aspetti che hanno molto più a che fare con la scienza, e lo vedremo. E da questo è nata un po' questa cosa che vedrete, è scientifica ma è anche umanistica, parleremo anche di libri, per esempio. Ma per iniziare, partiamo proprio dal principio. Forse, ecco. Il principio. Io infatti dico, immaginate. Bisogna chiedere uno sforzo, in questo caso, di immaginazione, ovvero di dimenticare qualcosa, di dimenticare quello che sapete. Voi sapete che cosa sono i pianeti, che cosa sono quei puntini che vedete lassù nel cielo, le stelle. Voi avete un'idea, non siete dei professionisti dell'astronomia, ma avete un'idea di che cosa stiamo parlando. Sappiamo che cosa è Marte, insomma, che cos'è una stella, in maniera anche vaga, ma un'idea ce l'abbiamo. Ma nell'antichità, ma quando dico antichità parlo dell'antichità, parliamo delle caverne, per esempio. Non si aveva questa idea, non si sapeva nulla. Quindi si usciva dall'era della caverna e si vedeva qualcosa. E lo si cercava di interpretare, senza nessuno strumento di quelli che abbiamo noi a disposizione oggi. Nel caso di Marte, per esempio, che cosa vi poteva capitare di vedere nel cielo? Un punto rosso. Perché Marte è rosso. Vi sarà capitato di vederlo a molti di voi, occhio nudo, è un punto rosso che tra l'altro, a seconda dei momenti delle orbite, questo punto rosso può diventare anche molto molto luminoso. Ci sono delle condizioni orbitali, nella fattispecie quando la Terra e Marte sono nella configurazione cosiddetta di opposizione, quindi i due pianeti sono affacciati uno davanti all'altro sulle rispettive orbite, quindi nel punto più vicino possibile, ovviamente la distanza è minima. Questo succede ogni due anni, ma ogni 15-17 anni questa configurazione capita in punti particolarmente favorevoli, in cui la distanza dei due pianeti è molto più bassa del solito. Si passa dai 55 milioni di chilometri, più o meno, nelle opposizioni, cosiddette grandi opposizioni, quelle più favorevoli, a 100-110 milioni di chilometri nelle opposizioni più sfavorevoli. Quindi capite che uno è il doppio dell'altro. Questo perché? Perché le orbite della Terra di Marte, pur non essendo circolari, ma essendo delle ellissi molto poco ellittiche, diciamo così, con un eccentricità molto bassa, ma comunque delle ellissi, non sono perfettamente concentriche, quindi la distanza delle due orbite non è uguale da tutte le parti, non sono due binari sempre distanti uguali, ma sono un po' decentrate, quindi in un punto l'orbita di Marte e della Terra sono più vicine rispetto a un altro. Quando questo succede, quando capita di vedere, è successo nel 2003 e succederà nel 2018 d'estate, che ci sono queste grandi opposizioni,
capita di vedere un punto rosso nel cielo, molto luminoso, un po' come quando vedete Giove. Se non sapete che cos'è, può fare impressione. Il rosso, facevo quando ho fatto il corso per i ragazzini qualche settimana fa in sede, abbiamo fatto il corso per i più piccoli, spiegavo questo concetto, dicevo l'allarme. Gli allarme di che colore è? Rosso. Gli estintori di che colore sono? Rossi. Il fungo di emergenza di che colore è? Rosso. Rosso è il pericolo. Perché rosso è il pericolo? Abbiamo una memoria primordiale che ci porta talmente indietro a dire che il rosso, quando ti fai male, quando il dolore ti tagli, esce sangue, il sangue è rosso. Quando ti brucia la capanna perché un fulmine, perché è successo qualcosa, eccetera, perché sono arrivati quelli della tribù vicina e per prendermi la roba, il fuoco di che colore è? Rosso. E Marte che cosa è diventato? Il dio della guerra. Ci sono delle ragioni per cui queste cose poi nascono, si tramandano, si rinforzano questi concetti nei decenni, nei secoli, si portano tradizionalmente avanti queste cose fino a che diventano i miti. Quando non sai cosa spiegare, come spiegare una cosa, cerchi di farlo con gli strumenti che hai, con la tua esperienza. Questo è un aspetto dell'immaginazione, del modo in cui noi abbiamo applicato l'immaginazione a Marte, per esempio, la prima volta. E uno potrebbe dire a questo punto, va bene, ok, d'accordo, non sapevamo che cos'era, ci siamo fatti lasciati suggestionare da questa cosa del rosso e ci siamo inventati la storia del dio della guerra. Tenete presente che anche nelle altre mitologie Marte non è mai un santerellino carino, ha sempre dei connotati molto drammatici. E invece no. Quando abbiamo cominciato a guardarlo da vicino Marte, l'aspetto dell'immaginazione è rimasto, anche se magari ha cambiato il suo modo di esprimersi. E le cose sono diventate ancora più interessanti. Quando è che le cose sono cambiate? Le cose sono cambiate all'inizio del XVII secolo, quando Galileo ha deciso di prendere in mano il cannocchiale ed invece di utilizzarlo, come si faceva allora, in ambito militare, a guardare l'orizzonte per vedere i nemici, le navi, eccetera, ma a guardare le stelle. Inizia l'era telescopica dell'astronomia. E l'era telescopica dell'astronomia implica tutta un'altra serie di cose e di approccio di noi stessi rispetto all'astronomia. In particolare lo studioso, l'astronomo, come lo studiava Marte o gli altri pianeti nel 1600. Ora voi siete abituati, ormai siamo tutti abituati, a vedere un milione di fotografie di Marte o degli altri pianeti, naturalmente. Abbiamo un sacco di missioni, andiamo su internet e giornalmente le pagine della NASA sono riempite quasi in tempo reale, mano a mano che le immagini arrivano dalle sonde vengono quasi subito messe sul web e noi possiamo vederne tantissime. Ovviamente la fotografia non è sempre esistita. Non parliamo della fotografia digitale, ma anche quella analogica, quella con i rullini, per esempio. Non c'è sempre stata. La fotografia è qualcosa che nasce, e qui i primi studi iniziano alla fine del Settecento, prima dell'Ottocento. La prima fotografia documentata pare essere del 1826. La prima fotografia astronomica documentata pare essere del 1845. Indovinate che cos'è stata la prima foto che è stata fatta in ambito astronomico? Qual è stato l'oggetto che è stato fotografato? La Luna? Il Sole.
Il sole perché? Perché è più facile fotografare una cosa luminosa che ha un'esposizione molto bassa, piuttosto che una cosa che di notte e con la quale devi fare un'esposizione più alta, con tutti i problemi di inseguimento, di movimento dell'astro, eccetera. Il sole, nel 1845, pochi anni più tardi la luna, 1851. È chiaro che per questi oggetti non servivano ingrandimenti, non servivano particolari accorgimenti dal punto di vista dei telescopi. E cosa si faceva? Le prime foto astronomiche di pianeti, eccetera, sono della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, quindi poco tempo fa. Quindi cosa facevano gli astronomi dal 600 fino alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento? Disegnavano, facevano i disegnatori. Chi segue l'astronomia lo sa, è abituato a pensarci a questa cosa, però magari non ci riflette, perché il senso il gesto del disegno è qualcosa di particolare, perché è influenzato da due cose: dalla mano del disegnatore, ovviamente, se ci mettessimo un oggetto, ciascuno di noi lo disegnerebbe a modo suo, e anche dall'interpretazione del disegnatore, quindi come lui interpreta, quali attenzioni, a quali dettagli pone più l'attenzione di altri rispetto a quello che deve disegnare. In più bisogna considerare un'ultima cosa: in che condizioni loro facevano questo lavoro? Non c'era l'elettricità nel 1600. Immaginate avere un telescopio probabilmente più scarso del più scarso che voi potreste utilizzare adesso, di notte, con delle candele, con delle lampade a olio. Voi dovete guardare Marte e poi disegnarlo. Non so di preciso, poi ogni astronomo avrà avuto le sue tecniche, però o lo disegni mentre lo guardi, oppure magari fai tutta la serata di osservazione e poi cerchi di ricordarti, vai a casa e lo disegni dopo, cosa che magari fa perdere ancora di più la memoria di quello che hai visto. Comunque sia, è un gesto molto, molto particolare. Infatti vediamo delle realizzazioni molto diverse tra di loro, anche delle stesse cose, senza contare poi ovviamente il problema del telescopio stesso. Per esempio, questo del 1638 di Fontana sembra essere il primo, almeno che ho trovato io, il primo disegno di Marte documentato. Allora, gli esperti di telescopi e di ottica avranno subito osservato qualcosa. Se non siete esperti di telescopi e di ottica, se si ha in mente più o meno come è fatto Marte, questo disegno lo lascia un po' perplesso, perché non ci riconosce nulla di Marte. Quello che si può dire del povero, diciamo povero Fontana, è che aveva un telescopio scadente. Quella macchia nera, quella macchia scura al centro e quell'alone intorno è indice di un difetto del telescopio. Quel disegno con Marte non sembra avere nulla a che fare. Questo qualche anno più tardi, di Huygens, che aveva dei telescopi migliori, però evidentemente era anche un tipo un po' frettoloso, non so come dire. Cioè, questo è un disegno fatto, sembra un disegno fatto così, vabbè, sì, più o meno così, 5 secondi lo faccio, uno scarabocchio quasi. Eppure, Huygens ci ha preso molto di più, Fontana non ci aveva preso per niente, però Huygens, vedete, esiste una struttura triangolare più scura su Marte, che è la cosiddetta Stieglitz Major, che è quella che si può vedere anche lì. E quindi, evidentemente, Huygens aveva visto quella cosa lì, perché poi dipende anche dal momento in cui lo vedete. Marte ruota su se stesso, ci sono dei momenti in cui quella cosa la potete vedere e ci sono dei momenti in cui non la potete vedere perché è girata dall'altra parte. E poi su questo ci torniamo, perché c'è una cosa divertente su quella cosa, su quello che vi ho detto prima, sull'interpretazione. Dopodiché abbiamo Cassini, vedete che comunque sono tutti anni abbastanza ravvicinati, dal 1638 al 1666.
Quindi, e a parte Fontana, che non è molto conosciuto, sicuramente Huygens e Cassini sono due astronomi di fama mondiale e che hanno fatto la storia dell'astronomia. Ora, a me piace moltissimo quel disegno di Marte di Cassini. Perché? Perché lo guardo e io che so, che ho visto Marte nel telescopio, anche un telescopio scadente, so come si vede dalla Terra, dico, come avranno fatto a fare quella fredda? Cioè, voi vedete la differenza di interpretazione, al di là del fatto che sono due strutture diverse, quella che ha fatto Huygens e quella che ha fatto Cassini, però, vedete, il disegno di Huygens è molto più asciutto, non c'è la vera personalità del disegnatore, ha uno scarabocchio, è molto più distaccato. Quello di Cassini no. Cassini ci ha messo del suo, Cassini l'ha voluto fare meglio. Cassini, vedete, siamo nel 1600, se io dovessi attribuire un aggettivo al disegno di Cassini, direi che è barocco, perché c'è troppo, ci sono delle cose, ci sono troppi svolazzi in quel disegno, l'ha voluto fare per far vedere che però Marte è figo. Poi, che quella struttura ci sia su Marte, possiamo anche interpretare che lui abbia visto la Valles Marineris e abbia voluto tracciarla in quel modo, evidenziarla. Esiste quella struttura di canyon, più o meno trasversale, diciamo, in zona equatoriale, per cui esiste. Non è che, quindi, in effetti Cassini aveva visto qualcosa di giusto, ma l'ha interpretato e ci ha messo molto del suo, ci ha messo molta immaginazione. Maraldi, 1719, altri disegni di Marte, in particolare di questi tre disegni, a parte il primo di cui quella riga diagonale non si capisce mai, e anche la seconda invece può esserci, possono esserci delle strutture fatte così, ma quella diagonale dritta, nera è un po' strana. Vi invito a guardare l'ultimo, cioè è un altro triangolo, esattamente come quello di Huygens, ma lui l'ha disegnato diversamente. Maraldi andava verso l'impressionismo. Cioè, vedete che ha fatto tutti quei puntini. Praticamente avrà visto la stessa cosa di Huygens, però l'ha disegnato a modo suo. Esattamente come faremmo noi, ognuno di noi, lo farebbe a modo proprio. Quest'altro, tanto per chiudere questi due secoli, 1600 e 1700, Herschel. Allora, io ho trovato che questo disegno di Herschel sarebbe di Marte. Sì, qualcuno dice, lo sento, dice, ma sembra Giove, che tosta. Allora, o hanno fregato me e mi hanno detto che era una cosa di Marte invece di Giove, cosa che può essere, oppure Herschel potrebbe aver visto Marte in condizioni diverse, potrebbe esserci stata una tempesta di sabbia che ha offuscato il pianeta in quel momento, succede, l'abbiamo osservato anche noi, diciamo, in epoche recenti, che offuscano quindi tutte le zone più evidenti, le strutture più evidenti del pianeta, e quindi potrebbe aver fatto questo disegno. Chiaramente noi stiamo andando avanti nel tempo, vedete, le date aumentano, quindi aumentano anche le capacità dei telescopi. Proprio 1877, ecco qui stiamo entrando in quella che viene chiamata era areografica, cioè quel momento storico dell'astronomia in cui si cominciano e si vogliono applicare le regole della mappatura geografica anche agli altri pianeti, nella fattispecie a Marte, cioè geografia, grafia della Terra, areografia, grafia di Ares, Marte. 1877, anno di una famosissima, forse la più famosa della storia dell'astronomia, grande opposizione, quindi un momento molto favorevole di quelli che abbiamo, come abbiamo citato prima. Troulos fa questo disegno, anche questo sembra un po' patinato, un po' bellino, sembra quella spirale fatta così bene, cioè anche in questo caso secondo me l'astronomo ci ha messo molto del suo,
per fare, non so, per, anche solo per farlo vedere, per avere più attenzione al pubblico, per farlo vedere bene. Dopodiché non si può non arrivare al più famoso di tutti, a Schiaparelli, che negli ultimi settimane, il cui nome è stato in questo caso un po' tristemente famoso per lo schianto della sonda omonima su Marte, che è capitata alla fine di ottobre. Schiaparelli è storicamente il più famoso e il più illustre astronomo che abbia studiato Marte e le cui mappe e molte della cui nomenclatura che ha dato lui alle strutture che ha visto su Marte rimangono ancora oggi. Questo è un disegno, ce ne sono moltissimi disegni di Schiaparelli. Schiaparelli lavorò soprattutto dall'osservatorio di Brera, nella zona di Milano, quando ancora però insomma, l'inquinamento luminoso lo permetteva, non c'era ancora il cielo oscurato dai lampioni. Dopodiché c'è l'altra grande personalità, dall'altra parte dell'oceano, di Percival Lowell, quello è un altro disegno, anche di Lowell ci sono un sacco di disegni. Voi sapete, avrete sentito parlare della questione dei canali, dei famosi canali di Marte. Schiaparelli individuò queste strutture lineari che interpretò come canali, ma lui qui diede un'ipotesi come canali. Schiaparelli era uno scienziato molto più cauto di quello che può sembrare. Lui non era proprio certo di questa cosa, però insomma diceva bisogna fare ulteriori indagini, non possiamo esserne sicuri, però a me sembra di vedere queste cose. Lowell era uno invece molto più entusiasta, non aveva una formazione scientifica, era un po' come se fosse un astrofilo, diciamo così, ma con un sacco di soldi. Quindi lui si costruì un osservatorio apposta per osservare Marte, perché divenne un po' lo scopo della sua vita. E lui si lasciava andare molto più facilmente di altri alla prospettiva dei canali, e che quindi che ci fossero delle opere di ingegneria planetaria create quindi da intelligenze marziane. Questo perché? Perché si riteneva che siccome si vedevano e si vedono le calotte polari e si capisce dal colore di Marte che il pianeta è un pianeta arido, si riteneva che ci fosse questa civiltà che aveva bisogno di acqua nelle zone più temperate, quindi nelle zone equatoriali, e quindi aveva creato questi canali affinché facendo sciogliere o in maniera naturale a seconda delle stagioni, faceva sciogliere l'acqua che era contenuta nelle calotte polari, attraverso questi canali l'acqua veniva portata nelle zone equatoriali dove poteva essere utilizzata per l'agricoltura, per coltivare, e che quindi aiutava a sopravvivere questa civiltà. Schiaparelli, ci sono dei carteggi fra Schiaparelli e Lowell, si conoscevano almeno a distanza, sapevano l'uno dell'altro di quello che facevano, soprattutto Lowell sapeva di Schiaparelli, perché Schiaparelli è il precedente, e Lowell in parte, grazie ad aver conosciuto degli studi di Schiaparelli, ma anche di Flammarion, che era un altro divulgatore, lui è stato francese, si era appassionato a Marte proprio grazie a questi studi. E Schiaparelli, ci sono le lettere dove dice a Lowell: sì, bravo, io ti ammiro, ti stimo, eccetera, però insomma con questa storia dei canali vacci un po' piano, io ci andrei un po' piano. Però era un rapporto molto di rispetto. Ma a proposito del fatto, diciamo proprio del credere, no? Che ci fosse una civiltà extraterrestre, quindi marziana, tanto per farvi capire, cosa scriveva Schiaparelli a questo proposito? Non lo scriveva su una rivista scientifica, era una rivista, diciamo, di cultura. Lo scriveva nel 1895, quindi era lui uno scienziato.
Però questo anche per farvi capire com'era l'approccio degli scienziati dell'epoca a temi di questo genere, un approccio molto più libero, se vogliamo. Schiaparelli, nonostante il suo rigore, non aveva problemi a scrivere, a mettere nero su bianco, anche su riviste, quindi in maniera pubblica, cose di questo tipo. E lui dice: e passando a un ordine più elevato di idee, interessante sarà ricercare qual forma di ordinamento sociale sia più conveniente ad un tale stato di cose, quale abbiamo descritto, quello dei canali. Se l'intreccio, anzi la comunità di interessi, onde sono tra loro inevitabilmente legati gli abitanti di ogni valle, gli abitanti, qui parliamo dei marziani, lo rendono qui assai più pratica e più opportuna che sulla terra non sia l'istituzione del socialismo collettivo, formando di ciascuna valle e dei suoi abitanti qualche cosa di simile ad un colossale fanasterio, per cui Marte potrebbe diventare anche il paradiso dei socialisti. Questo diceva Schiaparelli. E poi va avanti dicendo: bello altresì sarà indagare se sia meglio ordinare politicamente il pianeta in una gran federazione di cui ogni valle costituisca uno stato indipendente, oppure se forse a reggere quel grande organismo idraulico, quello dei canali, da cui dipende la vita di tutti, e a conciliare le diverse necessità delle diverse valli, non sia forse più opportuna la monarchia universale di Dante. Ed ancora si potrà discutere a quale rigorosa logica dovrà essere subordinata la legislazione, mi si è spinto tutto, la legislazione destinata a regolare un così grandioso, vario e complicato complesso d'affari. Quali progressi di quello che ha fatto la matematica, la meteorologia, la fisica, l'idraulica e l'arte delle costruzioni per arrivare alla soluzione dei problemi estremamente difficili e vari che si presentano ad ogni tratto. Qual singolare disciplina, concordia, osservanza delle leggi e dei diritti altrui debba regnare sopra un pianeta dove la salute di ciascuno è così intimamente legata alla salute di tutti, dove sono certamente sconosciuti i dissidi internazionali e le guerre, dove quella somma ingente di studi, di lavoro e di mezzi che i pazzi abitanti di un altro globo vicino consumano nel nuocersi reciprocamente, quindi parla dei terrestri ovviamente, è tutta rivolta a combattere il comune nemico, cioè la difficoltà che la vara natura oppone a ogni passo. Quindi lui dice, lì le difficoltà che la natura impone sono talmente tante che devono vivere in armonia, perché sennò la natura è talmente difficile che li sopraffererebbe. Ovviamente tutte queste cose divennero molto popolari all'epoca, quindi parliamo degli ultimi 20 anni del XIX secolo. Il fatto che queste cose che nascono dalla scienza diventano molto popolari hanno un riflesso incredibile sulla letteratura. Qui c'era un altro esempio di come quella è una delle prime foto di Marte e quello è un disegno di Lowell. Qui vedete, non è detto che Lowell l'avesse disegnato esattamente su quella lì, però potete capire uno come lo può vedere e come lo può interpretare. Dicevamo della letteratura. Fino al Settecento, praticamente, c'è un esempio che adesso vediamo della metà del Settecento, però fino al Settecento gli scrittori non parlano mai di Marte. Se bisogna far andare qualcuno da qualche parte nello spazio, lo si fa andare sempre sulla Luna. Fin dai tempi dei greci, cioè Luciano e Samosata facevano un viaggio sulla Luna, Ariosto fa un viaggio sulla Luna, il barone di Munchausen si fa sparare con una palla di cannone sulla Luna. La Luna è lì, la Luna si vede, non è che proprio si può toccare, però insomma si può pensare di arrivarci in qualche modo. Marte, finché non si comincia ad avere questo fermento scientifico dal punto di vista letterario, Marte non c'è. Poi inizia tantissimo. Per esempio, questo era quello che vi dicevo del 1745, che si chiama un rapido viaggio aereo
nei mondi di sopra, nei mondi superiori, dove il protagonista viaggia prima sulla Luna e poi su Marte, su una gondola, come la vedete lì, su una gondola tirata in alto da dei palloncini. E questo è un esempio. Poi però Marte diventa veramente protagonista molto di più proprio nella seconda metà dell'Ottocento, perché è influenzato dagli studi scientifici. Qui abbiamo Flammarion, che in realtà non era un vero scrittore, romanzesco, ma era un divulgatore, l'abbiamo citato prima, perché è uno di quelli che influenzò moltissimo Lowell. Ma spesso la divulgazione scientifica all'epoca si mescolava ancora con la narrativa. Flammarion era un maestro, in questo era molto popolare, e in questo Uranì lui racconta che a un certo punto si risveglia su Marte e su Marte incontra la propria reincarnazione, quindi mescolando quindi cose scientifiche ma cose anche diciamo esoteriche, perché si incontra la propria reincarnazione. Andiamo a un ordine ancora diverso, un piano ancora diverso di realtà. Nel 1889 esce quest'altra storia che si chiama Le avventure straordinarie di uno scienziato russo, evidentemente russo faceva esotico in questo caso, dove i protagonisti usano una nave fatta di una lega di nickel, leggo perché non mi ricordo, di un nickel e magnesio lanciata da un cannone installato all'interno di un vulcano per arrivare sulla Luna. L'ossigeno lo usano sotto forma di tavolette e l'anidride carbonica è rimossa grazie a idrossido di potassio. Quindi vedete che c'è anche un aspetto scientifico, poi vero, falso, non è importante, però si vuole dare un aspetto di verosimiglianza scientifica di un certo peso. L'elettricità provvedeva luce e calore, quindi già l'elettricità ovviamente nel 1889 già si conosce, però qui viene impiegata in maniera molto intensa. Poi una volta sulla Luna gli esploratori usano una sorta di nave a reazione con un jet per arrivare su Venere. Dopodiché i protagonisti giungono su Mercurio, cioè si rigirano tutti, usando il vento solare su una sfera cava. Infine giungono su Marte portati da un frammento di Mercurio strappato via da una cometa, quindi una cosa molto rutilante, come dire, e atterrano sul pianeta rosso grazie a un pallone aerostatico usando delle tute pressurizzate. Ma il viaggio continua verso Giove, che raggiungono grazie a una specie di astronave a forma di barile che succhia detriti interplanetari dalla prua e li espelle dalla pompa in una sorta di principio di azione e reazione. Ultima cosa veramente curiosa è che le comunicazioni in questa storia sono mantenute grazie all'utilizzo di raggi di luce, come se fossero proprio delle radiazioni elettromagnetiche. Un altro esempio è questo qui, un tuffo nello spazio, Launch into Space. Qui abbiamo addirittura una nave che grazie all'elettricità riesce a sviluppare una sorta di antigravità, perché probabilmente, sapete, l'elettricità, le cariche positive, le cariche dello stesso segno si respingono, e quindi magari loro si sono immaginati questa... E l'ultimo esempio di questa carrellata di romanzo, che non si trovano neanche più ormai, questa cosa qua, è questo qua del 1893, di due donne del West, queste due signore americane, che fanno questa cosa veramente curiosa, perché questo è più che un romanzo di viaggio, tipicamente queste storie erano tutte storie di viaggi, è una storia politica, è una storia di utopia, no? All'epoca, per tutto anche i secoli precedenti, il genere dell'utopia era un genere molto diffuso, era un genere dove venivano esposte delle teorie politiche, come da Tommaso More in avanti, no? Come il pensatore immaginava che potesse essere una società ideale. E queste due signore dicono che ci sono su Marte, chiaramente parliamo di Marte, quindi su Marte cosa succede? Succede che ci sono due società immaginarie, una che si chiama Tursia, che non è molto dissimile da quella americana dell'epoca. Ma dov'è la differenza? La differenza sta che sono le donne ad avere tutti i diritti che all'epoca avevano gli uomini.
E nell'altra società che esisteva su Marte è la società dove, che si chiama Kaspia, ovviamente un po' più importante, in cui vige il principio dell'amore universale. Questo capite bene che anche per l'epoca pensare che ci fosse una, immaginare una società dove fossero le donne ad avere tutti i diritti che avevano gli uomini è qualcosa di rivoluzionario, è qualcosa che puoi fare accadere soltanto su Marte. Ti puoi permettere di raccontarlo se la vai a mettere su Marte. Tutte queste cose nascono grazie proprio all'impulso della ricerca scientifica. Ovviamente si arriva all'apice, all'apoteosi, nel 1897 con la guerra dei mondi. In questo caso non siamo noi che andiamo su Marte, ma sono i marziani che vengono da noi. E come inizia la guerra dei mondi? La guerra dei mondi dice questo, dice: alla fine del XIX secolo nessuno avrebbe creduto che le cose sulla Terra, che le cose della Terra fossero acutamente e attentamente osservate da intelligenze superiori a quelle degli uomini, e tuttavia come queste mortali, che l'umanità intenta alle proprie faccende venisse scrutata e studiata, quasi forse con la stessa minuzia con cui un uomo potrebbe scrutare al microscopio le creature effimere che brulicano e si moltiplicano in una goccia d'acqua. Gli uomini, infinitamente soddisfatti di se stessi, percorrevano il globo in lungo e in largo, dietro le loro piccole faccende, tranquilli nella loro sicurezza di essere padroni della materia. Non è escluso che i microbi, sotto il microscopio, facciano lo stesso. Nessuno pensava minimamente che i più antichi mondi dello spazio potessero rappresentare un pericolo per gli uomini, o pensava ad essi soltanto per escludere la possibilità o anche solo la probabilità che esistesse sulla loro superficie una qualunque forma di vita. È curioso ricordare alcune idee di quei giorni lontani. Gli abitanti del nostro pianeta si figuravano al massimo che su Marte potessero esserci altri uomini, forse inferiori a loro, e pronti ad accogliere a braccia aperte una missione di civilizzazione. Questo qui c'è un chiaro riferimento alle colonie, alla politica coloniale, in questo caso dell'Inghilterra, Wales e inglese. Tuttavia, al di là degli abissi dello spazio, menti che stanno alle nostre, come le nostre stanno a quelle degli animali bruti, intelletti vasti, freddi e spietati, guardavano la Terra con invidia e preparavano lentamente, ma con fermezza, i loro piani contro di noi. E questo è l'inizio della guerra dei mondi. Ormai, da quel punto in avanti, insomma, vale tutto con Marte. In qualche modo vediamo negli ultimi 100 anni Marte è sempre un po' protagonista, anche se ci sono dei momenti in cui lo è di più e dei momenti in cui lo è di meno. Chiaramente alla fine dell'Ottocento e fino al Novecento è un momento dove Marte è molto popolare, anche per esempio anche adesso lo è, e lo è stato negli anni 50, lo vediamo proprio fra poco. Ecco, qui ci sono altri esempi, perché ovviamente è talmente famoso Marte ormai in quel periodo, che gli scrittori giocano anche a mandarci gli scienziati su Marte. Uno, Edison alla conquista di Marte, la conquista di Marte di Edison è il famoso scienziato, come pure To Mars with Tesla, su Marte con Tesla. Edison e Tesla erano i due più grandi scienziati dell'epoca. È un po' come adesso che fanno i romanzi con il protagonista Dante, è la stessa cosa. Solo che all'epoca Edison e Tesla erano viventi. Questo sviluppa un altro aspetto dell'immaginazione, non che l'illustrazione non esistesse, però l'illustrazione dedicata a questo tipo di storie ha una diffusione incredibile. Questa è la prima edizione, sono alcune illustrazioni della prima edizione illustrata della Guerra dei Mondi, un'edizione francese, vedete, L'Arrivée des Martiens, Livre Premier, e come vedete sono bellissime. Quello è un disegnatore di origine brasiliana, l'edizione del 1906, e se andate su internet ci sono dei negozi online che vi fanno anche le stampe di questi vecchi disegni, delle riproduzioni,
e le mettono in vendita. Sono veramente, veramente molto belli. E ci sono anche, si sviluppa, dicevamo, l'illustrazione e il racconto di questo genere. Lì vediamo, per esempio, un'illustrazione, che ce ne sono tantissime in rete, di quello che è il più famoso ciclo marziano, che è proprio dei primi anni 10 del Novecento, quello di cui forse avete sentito parlare perché è uscito un film qualche anno fa della Disney, che era il film, era John Carter di Marte. Il ciclo è il ciclo di John Carter, che è di uno scrittore che si chiama Burroughs. Burroughs è lo scrittore che è il primo scrittore che è diventato ricchissimo con i libri. Non solo perché ha fatto questo ciclo molto popolare, era letteratura popolare, erano belle ragazze, belle marziane in questo caso, molta azione, cose molto popolari, ma lui poi, vabbè, lui è lo stesso scrittore che subito dopo, nel giro di pochissimi anni, ha scritto anche Tarzan, dopo un anno, due anni, è andato anche al cinema, perché nei primi anni 20 c'era già Tarzan al cinema. Potete immaginare il successo che ha avuto, e ci sono tantissimi romanzi su Tarzan, per esempio, e lui è diventato ricchissimo, è il primo scrittore, forse è lo scrittore che più di altri ha inaugurato la figura dello scrittore ricco, perché fino ad allora gli scrittori ricchi non esistevano. E qui vediamo due esempi di due illustratori molto famosi, più che altro quest'ultimo, Chesley Monstel, è stato l'illustratore più famoso, direi, del secolo scorso. Qui vedete un'illustrazione, questa è un'illustrazione per le cronache marziane, di cui parleremo proprio fra pochissimo. Quello che è interessante di Monstel è che era anche l'illustratore della NASA. Perché? Perché succede che, e succede ancora adesso, che la NASA o comunque le agenzie spaziali abbiano bisogno di illustrazioni di cui loro non hanno nella fotografia. Succede per esempio con i pianeti extrasolari. Voi vedete magari scoperto il pianeta extrasolare e vedete un'immagine, ma ovviamente non si può fotografare il pianeta extrasolare, cioè come se si fotografasse Marte. E magari vedete in piccolo sotto immagine artistica. All'epoca ovviamente c'era ancora più bisogno di immagini, perché immagini ce n'erano molte meno di quelle che abbiamo adesso, e artisti come Monstel erano coinvolti anche dalle agenzie spaziali proprio per illustrare delle scoperte, delle cose scientifiche. E qui c'è un'altra interconnessione fra l'immaginazione e la scienza. Un altro aspetto, e poi torniamo a parlare più di Marte, un altro aspetto è quest'altro evento famoso. Sempre parliamo della guerra dei mondi, ma qui l'immaginazione fece molti più danni, se vogliamo, anche se non quelli che ci vogliono fare credere. Il 30 ottobre del 38 Orson Welles mise in scena alla radio un radiodramma tratto dalla guerra dei mondi, no? E si sa, insomma, ci fu quello che viene chiamato il panico marziano. Ci fu la gente che credette, ascoltando la radio, che fosse vero, e quindi scesero in strada impauriti dal fatto che effettivamente ci fossero i marziani che stavano invadendo le città americane. Diciamo che questa cosa successe veramente, ha avuto delle proporzioni minori di quelle che i media e la storia ci vuole fare credere, cioè insomma i media sappiamo benissimo che ingigantiscono un po' le cose. Però successe perché Orson Welles ha fatto un adattamento radiofonico proprio come se alla radio stessero dando le notizie dell'invasione marziana. È chiaro che il difetto qual è stato? Che la maggioranza delle persone probabilmente non aveva sentito la trasmissione fin dall'inizio, perché all'inizio annunciava ovviamente lo spettacolo
vero e proprio, dicevo, il Mercury Theater di Orson Welles presenta La guerra dei mondi. Se non, la gente non aveva sentito questa cosa, era entrata a metà della trasmissione e ha creduto che fosse vera. E lì eravamo negli anni 30. Gli anni 50 sono un altro momento storicamente molto forte rispetto alla presenza di Marte nella scienza e nell'immaginazione. Io ho l'impressione che sia perché si usciva dalla guerra e si aveva voglia di guardare il futuro, si aveva voglia di pensare a cose strabilianti, si aveva voglia di guardare più in là, che ci fosse la possibilità di andare oltre. Fatto sta che negli anni 50, per esempio, esce il forse più famoso romanzo, libro marziano, Le cronache marziane di Ray Bradbury. Tanto per dire, Ray Bradbury all'epoca immaginava, il libro è uscito nel 50, quindi lui l'ha scritto intorno al 48-49, immaginava che la nostra conquista di Marte sarebbe avvenuta 50 anni più tardi, quindi lui mette l'azione della missione marziana nel 1999. Bradbury è uno scrittore vero e questo è come lui descrive i marziani. All'epoca si pensava ancora che Marte fosse un pianeta vivo, diciamo, non proprio con l'intelligenza, perché ormai l'idea dei canali era tramontata, l'idea dei marziani veri e propri era tramontata, ma non quella della vita su Marte. Cioè che ci fosse della vegetazione, che ci fosse della vita a livello più elementare, era un'idea che era abbastanza accettata dalla comunità scientifica. Ecco cosa scrive Bradbury. Dice: avevano una casa a colonne di cristallo sul pianeta Marte, ai margini di un mare vuoto, e ogni mattina si poteva vedere la signora K mangiare i frutti d'oro che crescevano sulle pareti di cristallo o ripulire la casa con manate di polvere magnetica che, assorbita ogni sporcizia, si dissolveva sulle calde ali del vento. Nel pomeriggio, quando il mare fossile era caldo e immobile e le viti stavano irrigidite nell'ordel e la lontana cittadina marziana, bianca e ossuta come un teschio, se ne stava tutta chiusa in sé e nessuno usciva di casa, si poteva vedere lo stesso signor K, nella sua camera, intento a leggere un libro metallico dai geroglifici in rilievo, su cui egli passava la mano leggera come chi suoni un'arpa. E dal libro, a ogni tocco delle dita, si levava una voce, voce dolce e antica, a cantare di quando il mare era come una nube rossa di vapore sulla spiaggia. Uomini antichi avevano portato nuvole di insetti metallici e di ragni elettrici in battaglia. I coniugi K vivevano da 20 anni presso il mare estinto e i loro avi avevano vissuto nella stessa casa che girava su se stessa seguendo il sole come il fiore da 10 secoli. I coniugi K non erano vecchi, avevano la pelle ambrata dei veri marziani, gli occhi come gialle monete, le voci molli e armoniose. Però questo si spinge. Le voci molli e armoniose. Un tempo avevano amato dipingere quadri a fuoco chimico, fare il bagno nei canali della stagione in cui le viti ricolmano di verdi ninfe e chiacchierare insieme all'alba presso gli azzurri ritratti fosforescenti del parlatorio. Non erano più felici ora. Quella mattina la signora K stava fra le colonne porgendo l'orecchio alla colonna del deserto sabbioso, la quale, disciolta come cera giallastra, sembrava trascorrere sull'orizzonte lontano. Qualcosa stava per accadere. La cosa che stava per accadere è che stavano per arrivare i terrestri. Questa, ovviamente, Bradbury è uno scrittore di razza, quindi è molto poetico nella sua descrizione. Lo è meno Clark è uno scienziato vero, uno scienziato esperto di satelliti. Lui inventò il principio del satellite geostazionario. Clark è lo stesso che insieme a Kubrick fece 2001 nello spazio, per intendersi. E le sabbie di Marte del 51, vedete, soltanto un anno dopo, è che anche il libro che inaugurò la colonia Urania in Italia. Nelle sabbie di Marte, Clark
che voleva e si proponeva di scrivere cose aderenti alla realtà, perché lui era uno scienziato, voleva fare la cosiddetta hard science fiction, quindi la fantascienza reale, corrispondente al vero. Diceva questo: vabbè, leggiamo la seconda parte. Gibson non si era mai reso, era praticamente uno scrittore che sta andando su Marte, praticamente come se fosse lui, si chiama Gibson. Dice: Gibson non si era mai reso pienamente conto sino a che punto fossero rossi i grandi deserti mentre si sta avvicinando al pianeta, ma il semplice aggettivo rosso gli dava un'idea esatta della multiforme gamma di sfumature che distinguevano il disco che ingrandiva lentamente. Alcune regioni apparivano quasi scarlatte, altre erano di giallo rossiccio, mentre la tinta forse più diffusa era quella che solitamente va sotto il nome di rosso mattone. Nell'emisfero meridionale era primavera inoltrata e la colonna polare era ridotta a pochi luccicanti puntini candidi là dove la neve indugiava ancora, cioè sulle alture più elevate. La vasta fascia di vegetazione tra il polo e il deserto era per la maggior parte di un verde bluastro sfocato. Su quel disco variegato era possibile trovare le più impensabili sfumature di colore. Quindi lui parla di vasta fascia di vegetazione tra polo e deserto. Era, come dicevo prima, era un'idea accertata, quella che ci fosse almeno vegetazione su Marte. Ma gli anni 50, forse per il motivo che dicevo prima, vedono anche l'inizio dello studio delle prime missioni umane su Marte, nonostante che di fatto negli anni 50 non siamo neanche mai andati ancora in orbita, perché lo Sputnik è del 57. Nel 52 Werner von Braun, che era un scienziato tedesco, quello che in Germania aveva sviluppato tutto il programma missilistico del Terzo Reich, per intendersi, e poi alla fine della guerra era andato in America e aveva cominciato a collaborare con la NASA, e nel 52 lui scrive questo libro, che è un caso, ma è stato pubblicato in Italia per la prima volta adesso, è uscito un mese fa, che è questo qua, Progetto Marte, Werner von Braun, l'ha tradotto l'edizione italiana pure di Giovanni Mignani. E lui in questo libro parla di come fare una missione su Marte. Ha un approccio, diciamo, quasi classico, bravo in questo libro, perché è un romanzo, cioè lui lo scrive sotto forma di romanzo, cioè è una storia in cui viene proposta la missione viene accettata, la missione viene costruita, gli astronauti vanno su Marte e incontrano i marziani, perché comunque non si può deludere il pubblico, i marziani vanno incontrati. E il romanzo è bruttissimo, no, nel senso che ovviamente lui è una via di mezzo, no? Il problema, fino a un certo punto della storia, la divulgazione scientifica era sempre fatta in forma narrativa, non esisteva la saggistica come siamo abituati a pensare, ma noi adesso ti compri un libro di saggistica di qualche scienziato, di qualche divulgatore, e ti leggi su Marte, sui buchi neri, sulla cosmologia o su altre cose, no? Gli scienziati narravano sempre i principi della scienza dell'epoca, naturalmente, sotto forma di narrazione, di un racconto di viaggio, di esplorazione, lo faceva lo stesso, o di dialogo, cioè il dialogo sui massimi sistemi, comunque era un dialogo, non è che Galileo si mette lì e scrive per me le cose stanno così, no, lo fa sotto forma di dialogo, oppure altri di narrazione. Von Braun in questo caso lo fa di narrazione, quindi alla fine, come dicevamo prima, probabilmente è un brutto saggio tecnico e anche un brutto romanzo. Ovviamente, stando a metà tra le due cose, forse non riesce bene a fare né l'una né l'altra, però è una cosa storica, interessante, e comunque ha delle idee che vale la pena. Qui la Domenica del Corriere, vedete, fa anche una copertina negli anni 50 proprio a valle del progetto di von Braun, che diceva che saremmo andati su Marte nel 2000, poi ovviamente il 2000 era un anno di passaggio verso il futuro, però
è anche la testimonianza di come questa cosa avesse un riverbero popolare. Quindi non era una cosa che restava nei confini degli addetti ai lavori. Ecco qua, questo è il libro, qui ci sono alcune tavole che evidentemente c'erano allegate al libro originale, qui non ci sono, però Von Braun, a un certo punto, ovviamente vi dicevo è molto tecnico, ma a un certo punto dice, c'è una sorta di direttore della missione che illustra al comitato che deve approvare, eccetera, illustra la spedizione, dice: la spedizione consisterà in 7 navi passeggeri per il viaggio di andata e ritorno e 3 navi cargo da abbandonare nell'orbita di Marte. Ognuna di queste ultime porterà una navicella di atterraggio più 195 tonnellate di carico utile. Questo da un totale di 3 navicelle di atterraggio e 585 tonnellate di carico in più del carico trasportato dalle navi passeggeri. I membri dell'equipaggio saranno 70 in tutto. Per fare il viaggio di sola andata per Marte ci vorranno 260 giorni, a questo si aggiunge una permanenza su Marte di 449 giorni. Questa permanenza la chiameremo tempo di attesa, anche se la spedizione allora avrà raggiunto il suo scopo reale. Il tempo di attesa sarà seguito da un viaggio di ritorno che richiederà altri 260 giorni. E vabbè, va avanti così, no? Mi fermo qua, perché è sufficiente quello che ho detto. No, Von Braun ci vuole andare, non si risparmia, cioè tanto lo devi scrivere, mica lo devi fare. Cioè, noi sappiamo adesso, cioè dopo 60 anni di uomo nello spazio in qualche modo, che sia sulla Luna, che sia sulla stazione spaziale, che sia in orbita, eccetera, abbiamo un'esperienza. Cioè 70 persone. Cioè è inconcepibile pensare di mandare su Marte 70 persone in un colpo così. Cioè vediamo oggi, non so se voi avete visto una volta, qualche anno fa, qua a Palazzo Ducale è stata esposta la capsula Soyuz. Non so se è capitato di vederla, ci si stava in 3. Fate conto che è questo qui, questo spazio qua, ecco, più o meno era così, forse anche un po' più piccolo, ecco, in 3. 70. Cioè, ho capito che i soldi non li devi tirare fuori te, però insomma, cerca di fare anche una cosa fattibile. No, per lui era normale, cioè, è una visione ottimista o positiva dell'esplorazione dello spazio, ideale se vogliamo. Allora, lui l'ha scritta, però lui non era uno scrittore, l'ha scritta per intrattenere le persone, perché non ce la fa intrattenere le persone, non la fa ridere. Lui l'ha fatta per dire le sue idee, per dire, secondo me, su Marte si dovrebbe andare in questo modo. Non ci siamo andati. Non ci siamo andati in un altro modo, ma figuriamoci in questo. Però teniamolo presente, questa visione. Perché abbiamo detto una cosa, no? Abbiamo detto il problema dei soldi, perché poi alla fine, su Marte, il problema è anche come finanziare la missione, e, ovvero perché andarci. Noi abbiamo un esempio nella storia di una cosa di questo tipo, perché alla fine la Luna e Marte non sono tanto diverse, si parla di prendere delle persone e mandarle su un altro corpo celeste. Naturalmente la diversità è data dal fatto che la Luna è lì e ci metti una settimana e su Marte ci metti magari 2 anni. Non è una differenza da poco, però il principio è lo stesso. Che cosa ti muove ad andare? Quindi, qui apro una piccola parentesi, relativa proprio alla Luna. Cos'è successo? Analizziamo brevemente cosa è successo nel caso della Luna. Nel caso della Luna, la corsa alla Luna è iniziata il 12 settembre del 62, quando Kennedy fece questo discorso alla Rice University, dove disse, tra le altre cose: abbiamo iniziato questo viaggio verso nuovi orizzonti perché vi sono nuove conoscenze da conquistare, nuovi diritti da ottenere, perché vengono riconosciuti e possono servire per il progresso di tutti. La scienza dello spazio, infatti, come la scienza nucleare e qualsiasi altra tecnologia, non porta in sé alcuna coscienza. Il fatto che la sua forza venga messa a servizio del bene o del male dipende dall'uomo,
e solo se gli Stati Uniti occuperanno una posizione di preminenza potremo svolgere un ruolo determinante nel decidere se questo nuovo oceano che ci attende diventerà un luogo di pace o un nuovo terribile teatro di guerra. Non intendo dire che dobbiamo affrontare questa impresa senza proteggerci da un uso ostile dello spazio, esattamente come non affrontiamo senza difese un uso ostile che è possibile fare della terra o del mare. Voglio dire che lo spazio può essere esplorato e dominato senza alimentare i fuochi di guerra, senza ripetere gli errori che l'uomo ha commesso nell'estendere il suo controllo sul pianeta sul quale ci troviamo. Ad oggi lo spazio non ha ancora visto alcuna contesa, alcun pregiudizio, alcun conflitto nazionale. I suoi pericoli sono avversi a noi tutti. La sua conquista merita il meglio di tutta l'umanità e questa occasione di cooperazione pacifica potrebbe non ripresentarsi mai più. Qualcuno si chiede perché la Luna? Perché sceglierla come nostro traguardo? Ci si potrebbe chiedere anche perché scalare la montagna più alta? Perché 35 anni fa è stato sorvolato l'Atlantico? Abbiamo deciso di andare sulla Luna, abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di impegnarci anche in altre imprese non perché sono semplici ma perché sono ardite, ma perché questo obiettivo ci permetterà di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità. Perché accettiamo di buon grado questa sfida, non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo determinati a vincerla insieme a tutte le altre. Ovviamente Kennedy è un capo di Stato, quindi era anche un grande oratore, comunque aveva qualcuno che gli scriveva dei bei discorsi. La corsa allo spazio, la corsa alla Luna, ovviamente in questa, al di là di alcuni passaggi un po' più politici forse, lui ne fa una cosa ideale. Noi tutti abbiamo in testa una versione ideale dell'esplorazione dello spazio, quella un po', per chi lo conosce, alla Star Trek, no? La missione quinquennale diretta verso nuovi mondi, a cercare nuove forme di vita, nuove civiltà, fino ad arrivare dove nessuno è mai giunto prima. Ulisse. Ma no, non è così che funziona. A me piace pensare che sia così, ma non è così che funziona. Perché? Perché per fare queste cose ci vogliono energie, nel senso tecniche, umane, economiche, protratte nel tempo, perché qui parliamo del 62, la missione dell'Apollo 11 è del 69, sono 7 anni. E non si può trascurare questo fatto. Se all'epoca Kennedy nel discorso non lo dice, ma lo pensa, lui deve, vuole dimostrare che gli Stati Uniti sono più forti. Vuole dimostrare all'Unione Sovietica, nel pieno della guerra fredda, che loro sono più forti. In qualche modo Kennedy, al di là del fatto che ci sono state altre crisi nel mezzo, per esempio quella dei missili di Cuba, per esempio, ma in quel momento lui, e forse è stata una fortuna, non lo possiamo sapere perché non possiamo avere la controprova, ma forse è stata una fortuna che lui abbia in qualche modo spostato il piano della contesa sulla corsa alla Luna invece che su una corsa, la corsa dei armamenti c'era lo stesso, però la sfida l'hanno fatta su quell'altro terreno. Era come dire, non so, invece di stare sul ring andiamo a farci una partita a scacchi. E questo aspetto di questa sostituzione della guerra invece con la corsa allo spazio è una cosa che ritornerà anche dopo. Comunque sia, questa contrapposizione USA-URSS è stata il catalizzatore vero della conquista della Luna. Se non ci fosse stata questa contrapposizione, probabilmente sulla Luna non ci saremmo andati, forse neanche adesso, non lo sappiamo ovviamente, però è lecito pensarlo. Tuttavia, le perplessità su perché si andava sulla Luna, la gente ce l'aveva lo stesso. E sono le stesse che la gente ha anche sul perché andare su Marte. Per esempio, qui vedete in questa foto, cioè, quello a sinistra è Ernst Stullinger, che era il direttore della NASA dell'epoca, e quella a destra invece è Werner von Braun, che abbiamo visto prima. Successe
che nel 70, quindi un anno dopo la missione Apollo, questo signore ricevette una lettera che è abbastanza famosa, forse qualcuno di voi l'ha già sentita, ne ha già sentito parlare, da una suora che si chiamava Maria Gioconda, che gli chiese: ma perché dobbiamo andare sulla Luna? Lei chiede, qui gli risponde, gli fa una lettera lunghissima, mi hai fatto la domanda, adesso ti becchi la risposta, perché gli ha fatto una lettera lunghissima, io di qui non vi leggo tutto, ma vi leggo solo due passi, dove gli risponde così. Lei chiede nella sua lettera come abbia potuto proporre la spesa di miliardi di dollari per organizzare un viaggio su Marte. Questo vabbè, questo succede dopo, perché subito dopo la Luna si vorrebbe andare su Marte. In un momento in cui molti bambini su questa Terra muoiono di fame. Prima di spiegarle come il nostro programma spaziale possa contribuire alla soluzione dei problemi qui sulla Terra, vorrei raccontarle una storia che pare sia vera e che potrebbe aiutarla a comprendere l'argomento. Circa 400 anni fa, in una cittadina della Germania, viveva un conte. Era uno di quei nobili buoni ed era solito dare una buona parte dei propri guadagni ai suoi concittadini poveri. Erano gesti molto apprezzati, perché c'era molta povertà e le ricorrenti epidemie causavano sempre problemi. Un giorno il conte incontrò uno sconosciuto. Aveva un banco di lavoro e un piccolo laboratorio nella sua abitazione. Lavorava solo di giorno per avere qualche ora ogni sera per lavorare nel suo laboratorio. Metteva insieme piccole lenti ottenute da pezzi di vetro, le montava all'interno di alcuni cilindri e le utilizzava per osservare oggetti molto piccoli. Il conte fu affascinato da ciò che si poteva vedere attraverso quegli strumenti, cosa che non aveva mai visto prima. Invitò l'uomo a trasferire il suo laboratorio nel castello, diventando un incaricato speciale per la realizzazione e il perfezionamento dei suoi strumenti ottici. La gente in città tuttavia si erano molto quando capì che il conte stava impegnando il proprio denaro in quel modo senza uno scopo preciso. Soffriamo per la peste, dicevano, mentre lui paga quell'uomo per i suoi passatempi inutili. Ma il conte rimase fermo sulle sue posizioni. Vi do tutto quello che posso, disse, ma darò sostegno anche a quest'uomo e al suo lavoro, perché sento che un giorno ne verrà fuori qualcosa di buono. E in effetti qualcosa di buono avvenne, anche grazie al lavoro di altre persone in diversi luoghi, l'invenzione del microscopio. È noto che questa invenzione ha contribuito più di molte altre idee al progresso della medicina e che l'eliminazione della peste e di altre malattie contagiose in molte parti del mondo sia stata possibile in buona parte grazie agli studi resi possibili dal microscopio. Dedicando parte del proprio denaro alla ricerca e alla scoperta di nuove cose, il conte contribuì molto di più a dare sollievo alla sofferenza umana rispetto a ciò che avrebbe potuto fare dando tutti i propri soldi ai malati di peste. E poi dice Stuhlinger: come stimolo per lo sviluppo di nuove tecnologie e per la ricerca nelle scienze, la guerra non ha altri pari. E per questo potremmo dire anche che il programma spaziale si sta facendo carico di una funzione assunta per 3 o 4 millenni dalla guerra. Ecco, questo è un aspetto importante, secondo me. Quindi non c'era solo quello che dicevo prima del fatto che la corsa allo spazio potrebbe aver distolto o le energie da un'ipotetica guerra tra le superpotenze, ma anche il fatto che la corsa allo spazio è un surrogato della situazione che si ha durante la guerra. Nel senso, la guerra, il cosiddetto sforzo bellico, no? Ti poni in una situazione di crisi per cercare di risolvere problemi che sono inediti, che devi affrontare. La corsa allo spazio significa mettersi di fronte a una determinata serie di problemi e cercare di risolverli per andare avanti. Queste due cose sono molto più simili di quello che non può sembrare, anche se ovviamente sono diverse. Quindi la corsa allo spazio potrebbe essere un ottimo catalizzatore di sforzi per fare cose nuove, cose che però non possiamo ancora immaginare, perché lo sappiamo solo quando le facciamo. Questo è un problema. Vabbè, questa è una foto che poi manda il capo della NASA a Suor Maria Gioconda, dicendole che noi per la prima volta andando sulla Luna abbiamo potuto fotografare la Terra
il nostro pianeta azzurro da una posizione privilegiata, vedendola nel suo complesso, vedendola come una cosa unica, come un tutt'uno, come una cosa fragile, come una cosa tra le tante dello spazio. E quindi dice, questo potrebbe dare un impulso a, diciamolo, ecologico, lo dicono un po' sempre tutti gli astronauti quando tornano ad essere stati nello spazio, che vedere la Terra dallo spazio ti dà un sentimento, una voglia tale di mantenerla, di preservarla, la Terra, che non hai quando ci sei, quando ci sei giù. Ma questo, poi c'è un altro aspetto su questo, che però che vi dico fra poco. Io qui ho riassunto alcune cose sul perché andare su Marte. Vediamo se vi convinco. Non ho la pretesa di riuscire a convincervi, perché poi sono tutte, fanno tutte parte dei territori in un modo di opinione. La prospettiva culturale. L'esplorazione per il gusto della conquista. Cioè, io parlo sull'Everest, perché vai sull'Everest? Perché vuoi andare in cima alla sua 8000 metri rotta? Perché là? Solo perché è là, perché lo voglio fare. È chiaro che una persona sana di mente sa che questo su con Marte non è sufficiente. Non basta, sull'Everest, insomma, se hai un po' di soldi, se sei allenato, ce la puoi fare, ci puoi provare perlomeno. Su Marte non funziona così, su Marte hai bisogno di infrastrutture, studi, tante cose. A contorno, a crollare per riuscire a correre l'impresa, non ce la puoi fare da solo. Quindi questa cosa, così così. Andiamo avanti, la prospettiva scientifica per cercare la vita extraterrestre, per esempio. Da questo è già qualcosa di più. Non solo la vita extraterrestre, ma andare su Marte, portare delle persone su Marte, consentire di fare in situ delle ricerche che attualmente che i rover non possono fare, perché sono delle macchinette comandate a distanza, hanno i loro limiti. La presenza umana avrebbe delle possibilità enormi in più. Questo potrebbe essere, alcuni di noi potrebbero ritenerlo sufficiente, altri no. La prospettiva innovativa, quella di cui parlavamo, no? Adesso, lo sviluppo di nuove tecnologie, è vero, questo succede, è un po' la stessa cosa che succede con la Formula 1, no? La Formula 1 impegna le case automobilistiche a sviluppare delle soluzioni per le gare che poi vengono implementate nelle opportune varianti anche sulle macchine di serie. Il problema qual è? Che l'imprenditore, diciamo, che volesse investire in una cosa del genere, non sai cosa stai investendo, perché tu le cose che scopri le saprai soltanto dopo, quali applicazioni avranno, che cosa avranno, prima non lo sai, ti imbarchi in un viaggio ignoto, non sai dove stai andando. Il fatto che ci siano comunque non ti garantisce niente a priori. La prospettiva economica e sociale, a me questa piace molto, perché è un po' derivata da quella che abbiamo detto poco fa, del fatto di vedere la Terra e di sentirci una cosa sola sul pianeta azzurro, eccetera. Ma c'è anche un'altra cosa da considerare. Una missione su Marte è una missione che ha un traguardo di almeno 15-20 anni. Adesso, ora, parlano di missioni che possono avvenire, i più ottimisti dicono a metà degli anni 20, quindi fra una decina d'anni. Quelli che comunque sono comunque ottimisti, secondo me, parlano comunque dall'inizio degli anni 30, 2033 come data. Da oggi sono comunque tra i 10 e i 17 anni, ce l'abbiamo messi 9 ad andare sulla Luna, diciamo che è una prospettiva ragionevole. Il punto qual è? Il punto è che siccome queste cose mediamente sono sempre legate alla politica, è difficile che un soggetto da solo, un soggetto imprenditoriale, sebbene ci siano dei soggetti adesso, ne parleremo alla fine, possa fungere da catalizzatore, da tribunione delle
varie realtà che ruotano intorno all'impresa, è difficile pensare che ci possa riuscire da solo. Ci vorrà la politica per farlo. E per farlo con la politica significa che le amministrazioni devono essere d'accordo nel farlo, devono finanziare, devono approvare il finanziamento. Ed è evidente che tu hai bisogno di un ideale condiviso fra le persone. Perché se io oggi ho un governo di sinistra e domani c'è un governo di destra, o domani c'è i repubblicani e oggi c'è i democratici, per restare in ambito americano, se la missione l'hanno decisa i repubblicani, i democratici non devono smentirla dopo 4 anni, perché sennò va tutto alla meno. È un ideale che va condiviso, che unisce le persone, quindi deve essere un ideale che unisce in maniera trasversale chi la pensa in un modo, chi la pensa in un altro. È un ideale che tiene unite la realtà sociale. Figuriamoci poi se fosse addirittura una missione dove più nazioni collaborano insieme, perché poi a un certo punto Kennedy nel discorso parla di cooperazione, eccetera, poi alla fine l'ha fatta gli Stati Uniti da soli, l'hanno fatta, non c'è stata cooperazione di fatto, ma in questo caso la cosa di Marte è probabile pensare, è ragionevole pensare che si realizzi attraverso una cooperazione internazionale, però tutte le nazioni devono essere d'accordo, devono essere, è un po' come diceva Schiaparelli all'inizio, no? Tutti poi in una condizione che deve unire le persone. E il fatto che se le persone si uniscono, c'è anche un altro modo di vedere le cose. Il fatto poi di arrivarci potrebbe essere anche uno stimolo, avere un ottimismo che probabilmente abbiamo perso. E quindi questo è un aspetto che secondo me non può essere, non deve essere trascurato. Infine la prospettiva che io ho chiamato precauzionale, cioè un giorno potrebbe essere necessario andarci su Marte, cioè perché potremmo averne bisogno. Io non credo tanto che il bisogno possa derivare dal fatto che qua sulla Terra le condizioni siano, cioè l'inquinamento eccetera, no? Perché voglio dire, non è che Marte sia un giardino, cioè si passa da meno 80 gradi al massimo a 20 gradi proprio nelle giornate di sole d'estate all'equatore, per esempio, con una atmosfera che è un centesimo di quella terrestre di sole di anidride carbonica, insomma non è proprio il Club Med. Quindi prima che sia necessario andare laggiù, perché dobbiamo essere ben malmessi, no? Però non è detto, quindi non dico dal punto di vista ambientale, però per esempio i problemi di sovrappopolamento potrebbero a un certo punto mettere la Terra in crisi, a un punto sai più dove metterci. E allora a questo punto ti devi espandere da qualche parte. Ovviamente nel sistema solare non è che abbiamo molte alternative. Quindi cominciare ad andarci potrebbe essere interessante anche per capire le problematiche, per cominciare a vedere come stanno le cose. C'è un'ultima cosa, quella un po' più forse curiosa, se volete, la prospettiva che io chiamo sentimentale, che è quella che in realtà è legata di più al libro Ariel Mars. Se nel risvolto di copertina c'è questa frase qua, che è tratta virtualmente da un libro che scrive uno dei personaggi alla fine della missione, il direttore della missione. Dice questo: perché dovremmo spendere tutti questi soldi per andare su Marte quando siamo così nella merda qui sulla Terra? Per molto tempo questa fu la domanda, anche un po' irritante, che i giornalisti mi rivolgevano in continuazione alle conferenze stampa. E tutto il mio bla 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 sulla scienza, la cultura, l'impresa, la storia, la speranza, cominciava pochi. Poi, quando tutto sembrava perduto, sopraggiunse un'altra risposta, che non diedi io, ma che d'incanto, per la prima volta, convinse tutti. Non era per piantare una stupida bandiera, né per cercare la vita extraterrestre, né per vedere se un cielo può essere davvero rosa, e nemmeno per fotografare l'impronta della suola di uno scarpone sulla sabbia rossa, o meglio, a me
piace pensare che furono tutte queste e molte altre cose insieme, ma il motivo per cui spendemmo tutti quei soldi per andare su Marte fu uno solo: emozionarci. E alla fine ci emozionammo troppo. L'emozione che proveremmo noi all'assistere a una simile impresa. Se guardate i giornali dell'epoca della conquista della Luna, vedete delle cose molto entusiaste. Ovviamente oggi, sicuramente per noi, io non posso parlare per voi, posso parlare per me, sarebbe una grande emozione, sarebbe uno spettacolo incredibile poter vedere veramente un essere umano camminare su Marte. Questo può essere un perché andare su Marte. E poi dopo vi dico come, non ve lo dico subito, teniamolo presente e poi vi dico come. Ma torniamo al discorso dell'esplorazione. Eravamo rimasti più o meno agli anni 50, 60, inizio del 60. Perché? Perché comunque Von Braun aveva detto andiamo su Marte, ma ovviamente su Marte non ci siamo andati, era un'impresa faraonica la sua. Siamo andati su Marte molte volte, ma lo abbiamo fatto tramite sonde automatiche. La prima volta che ci siamo andati è stato nel 65, con questa sonda qua, che ci ha fatto vedere per la prima volta da vicino come era fatto Marte. E a quel punto mi ha detto, ma cosa ci doveva fare? Perché sembrava che Marte fosse molto più simile alla Luna di quanto noi pensassimo. Noi pensavamo di vedere vegetazione, di vedere una cosa viva in qualche modo, invece sembrava una cosa morta, niente forme di vita, niente vegetazione, un'atmosfera sottile e velenosa, crateri. Pensate, la Mariner 4 ci inviò, la mandammo su Marte per farci inviare 22 foto. 22. Quella lì a sinistra è la prima, che non dice neanche io, l'altra dice di più. Perché queste sonde passavano, non si mettevano in orbita, non avevamo ancora la tecnologia per mettere le sonde in orbita. Facevamo il cosiddetto flyby, no? Il passaggio ravvicinato, la sonda faceva le sue foto mentre arrivava, ne faceva un po' di più magari quando era nel punto di massimo avvicinamento, poi se ne andava, si allontanava, ne faceva ancora qualcuna mentre si allontanava e poi basta. Ci sono tante radiazioni, finisce definitivamente la visione romantica di Marte, quella di Lowell, di Schiaparelli, dell'Ottocento, nel 65, quindi relativamente poco tempo fa, 50 anni fa, soltanto 50 anni fa, quella visione crolla. E quindi crollano anche un po' le aspettative, la voglia di dire andiamo su Marte, perché se è così, chi ce lo fa fare? Alcune missioni dopo, in realtà non è, la missione su Marte, vedete, è passata dalla 4 alla 9, alcune sono state, non hanno avuto successo. Tutto cambia di nuovo, siamo nel 71, questa sonda invece si mette in orbita intorno a Marte, quasi un anno, e qui vediamo delle cose più nuove ancora. Sì che è deserto, però ci sono delle conformazioni, vedete, quelle lì, della Nirgal Vallis, che sembrano, hanno tutta l'aria di essere dei letti di fiumi prosciugati. È sicuramente un bacino idrografico, non può essere altro. Si vedono vulcani, non li avevamo ancora visti. Quello lì è l'Olympus Mons, il vulcano più grande del Sistema Solare, 25 km di altezza. Non è attivo, però c'è, il pianeta è molto più interessante, sicuramente perlomeno ha avuto nel passato una vita molto più interessante di quella che potevamo pensare. Le 22 immagini della Mariner 4 sono state surclassate dalle 7329 immagini della Mariner 9, che ci ha fatto vedere tutt'altro pianeta.
eravamo alla fine del programma Apollo, il 71. Avete sentito nel discorso di Stullinger che parlava di Marte, lui aveva proposto subito a valle della missione Apollo, aveva proposto al congresso di stanziare dei soldi per fare una missione su Marte. Il congresso gli disse di no, anche perché all'epoca si seguiva un po' la filosofia di von Braun in qualche modo, non proprio di andarci in 70, però la filosofia delle missioni era quella di andare a fare delle cose piuttosto complesse, faraoniche in qualche modo, un po' troppo, quindi alla fine troppo costoso. Nel 71 praticamente viene chiuso il programma Apollo, viene abbandonato anche l'esplorazione di Marte, cioè non viene presa in considerazione, perché la NASA e il Congresso americano dirotta tutti i fondi verso lo sviluppo dello Space Shuttle, che ci metterà una decina d'anni a partire, ma fu quello che poi catalizzò tutta l'attenzione e le energie economiche dell'amministrazione americana. Di fatto, negli anni 70, si torna su Marte una volta sola. Immagino più interessante, si torna su Marte una volta sola nel 76 con le sonde Viking. È diciamo l'ultima grande missione marziana prima della fine degli anni 90. Poi per un sacco di tempo Marte viene messa un po' in soffitta. Ora, le missioni Viking si ricordano per due cose fondamentali, per tre cose. La prima è che sono le prime missioni in cui noi atterriamo su Marte con successo, quindi ci sono delle sonde che proprio si appoggiano e si atterrano, non si muovono, non sono come i rover, non hanno le ruote, stanno lì e fanno un po' di analisi in situ. Secondo, tra le analisi in situ, la Viking è rimasta famosa perché è stata l'unica missione che ha fatto delle analisi delle analisi biologiche, degli studi di tipo biologico per vedere se il terreno di Marte presentava delle forme di vita in grado di fare delle reazioni metaboliche. I risultati furono giudicati non conclusivi, cioè ci fu qualcosa, ma siccome non era definitivo, la NASA disse che non era conclusivo. C'è chi dice che invece in effetti ci fu una risposta. Ma tutti si ricordano le Viking per questa foto. Questa non è chiaramente fatta dal suolo, è fatta dall'orbiter, dal modulo orbitale, e tutti si ricordano questa foto perché è la foto della Sfinge di Sidonia. La Sidonia è l'area, la zona di Marte che si chiama così. E adesso io questa l'ho allargata un po', comunque è una foto che è diventata molto famosa perché quando la gente la vede dice: quello lì è una faccia. Accidenti. E quindi tutte, figuriamoci, Marte, una faccia scolpita, insomma, i marziani hanno cominciato a tornare nell'immaginario prepotentemente. Poi cercando altre cose, perché si ritiene che intorno ci fossero anche delle piramidi, delle cose nascoste, eccetera, eccetera. Insomma, poi tutte le teorie più strampalate vengono fuori. Noi ci torniamo, ovviamente la NASA ha detto: aspetta, ci torno e faccio una fotografia fatta meglio. E una delle fotografie fatte meglio è questa qua, 30 anni dopo. In realtà ci sono delle fotografie precedenti anche, non abbiamo dovuto aspettare 30 anni, abbiamo aspettato un po' di meno. Ma nel 2006 il Reconnaissance Orbiter fece questa foto della stessa zona, dimostrando che era un problema di risoluzione, di luci, di posizione, di immaginazione e tutto e quant'altro. Una cosiddetta, adesso con questo termine un po' strano, pareidolia, cioè vedere le cose che non ci sono, come dire gli elefanti, le nuvole a forma di elefante che volano nel cielo. Ecco, però questa cosa qui è rimasta, cioè questo è il primo di una lunghissima serie di episodi di questo tipo che ci stanno accompagnando, ci stanno accompagnando nel nostro rapporto con Marte, perché in ogni missione
troviamo delle cose strane, cioè interpretiamo delle cose strane come se fossero strane. Questa dicevamo che era la Viking del 76, questo è il rover Spirit del 2004. Vedete quella farina bianca lì, no? Vedete? Questo qua è il famoso coniglio di Marte. Ma voi direte, vabbè, grazie. No, no, si muove. Vedete che c'è? Che si muove un po'. L'orecchio, quello, l'orecchio a destra. Sono alcuni fotogrammi presi in momenti diversi. E allora gli scienziati hanno detto, ma cos'è sta cosa? E vabbè, non è che poi ha cominciato a saltellare, a andarsene lì, questo non va dentro. Gli scienziati sono giunti alla conclusione che si trattava, in questo caso, di un pezzo dell'airbag con cui Spirit, questo piccolo rover, che era appena arrivato nel 2004, era arrivato con questo airbag che si era gonfiato tutto intorno, l'airbag era rimbalzato su Marte un po' di volte, poi si era fermato, si era sgonfiato, e il rover era uscito e qualche frammento di airbag era rimasto in giro e l'atmosfera marziana faceva leggermente oscillare questo pezzettino che sembrava l'orecchio. C'è gente che pensa ancora che sono coniglio, cioè c'è gente che non la convince proprio con le spiegazioni. Per esempio quest'altro, vedete questa lì in mezzo, lì in mezzo c'è una sirena, la vedete? Eccola qua. Anche qui complotti, ci tengono nascosti i marziani, cose così. E questo è sempre lo Spirit del 2007. Pensate, Spirit era un rover, doveva durare 3 mesi, qui vedete già sono già 3 anni. Spirit è durato 7 anni su Marte, dal 2004 al 2011. Il suo gemello, Opportunity, che è atterrato 2 settimane dopo, quindi sempre nel 2004, è attivo ancora adesso, ha quindi 12 anni di distanza e ha percorso circa 43-44 km in 12 anni, ma molto piano. Queste invece sono foto tratte da Curiosity, adesso c'è l'altro rover, quello più grosso, quello più bravo, quello più lungo, che è Curiosity, che è sceso nel 2014, sono un paio d'anni che è attivo, sono tutti agenti che fanno studi di tipo geologico fondamentalmente, studiano la geologia, la vita, non la geologia, la vita, scusate, l'evoluzione geologica del pianeta, soprattutto in relazione all'acqua. E lì cosa vedete? Il famoso osso, il femore di Marte, il femore di Marziano. Eccolo qua. Aspetta che mi viene fuori sulla... Questo qua. Questo è il tipico femore di Marziano, cioè vedo che anche voi non potete non riconoscere. E l'ultimo è uno dei più recenti, adesso vi sfido a trovarlo. Qui dentro c'è una cosa che è stata detta, la donna su Marte, la donna velata, una cosa del genere. Questa è l'immagine che poi chiaramente sui siti trovate ingrandita, la donna è questa qua. Questa è ripresa da molto distante, naturalmente e ovviamente si vede lentamente che... Però ci sono tante di queste cose molto curiose, che chiaramente poi col web naturalmente fanno sempre... si rimbalzano, diventano esagerate, insomma, diventano delle iperboli, sembra che la gente ci creda sul serio, forse qualcuno lo fa sul serio. Queste sono un po' le missioni che ci sono adesso, a parte poi tutti gli orbiter, no? Tutte le sonde orbitanti che ci sono intorno. Diciamo che negli anni 70 abbiamo smesso di pensare ad andare su Marte. Quando è che abbiamo ricominciato a pensarci? Abbiamo cominciato a ripensarci all'inizio degli anni 80, grazie essenzialmente a degli studi privati, nel senso di
della Planetary Society, che poi fece anche, istituì anche una sorta di costola che si chiama Mars Society, dedicata proprio allo sviluppo e alla diffusione della cultura legata all'esplorazione di Marte. Questo è Carl Sagan, l'altro fu Louis Friedman, che proposero una loro missione su Marte, che prevedeva un veicolo assemblato in orbita, un equipaggio composto da solo 4 membri, ecco, ho detto 70, erano 4, facciamo 4. Una creazione di gravità artificiale, poi vedremo come e perché, e un invio separato del modulo di ritorno, di quello che si deve far tornare indietro. Tutto questo si prevedeva di farlo in 20 anni, nel 2003. Ovviamente non abbiamo visto neanche realizzarsi neanche questo. Ragioniamo su quella che può essere veramente una strategia vincente, io l'ho chiamata vincente, è una strategia, non è la strategia, perché da pensare ad andarci, come diceva Von Braun, con 10 astronavi e 70 persone, ad andare con un'astronave e 4 persone, ci sono un milione di possibilità in mezzo, è un discorso di compromessi alla fine, ci si può andare come si vuole, non ci vai da solo, ecco, l'unica cosa, ma un minimo di persone ci devono essere, però per tutto il resto vale tutto. Quali sono le considerazioni che vale la pena fare? Allora, deve esserci un'alta efficienza, quindi tempo. Se fai un lungo viaggio, ha senso che ci stai per un po'. Cioè, voglio dire, io non è che vado in Australia per un weekend. Poi si può discutere su quanto è abbastanza questo po'. Parliamone. Che cosa discrimina i tempi? Di fatto il viaggio. Ci sono due classi di viaggi, perché ovviamente andare su Marte non è che prendi vai dritto, cioè è tutto un problema di meccanica celeste, di meccanica orbitale, e quindi non è banale. Di fatto esistono due modalità per raggiungere Marte, due classi di viaggi, diciamo, la cosiddetta opposition class mission, la missione in classe di opposizione, come l'opposizione è quella che dicevamo prima, la posizione dei pianeti, oppure di congiunzione. È una traiettoria dispendiosa, ma ci stai poco, una è una traiettoria economica, ma ci stai tanto. Per essere più chiari, vedete, le traiettorie sono queste. Allora, il blu è l'andata, la partenza dalla Terra e l'arrivo su Marte. Vedete che in tutti e due i casi è uguale, ovviamente. Cioè, quando parto, decido io quando partire, e parto nel momento più opportuno, nel momento più furbo, nel momento in cui i pianeti sono nella posizione tale in cui la traiettoria è ottimale e mi fa risparmiare tempo, propellente e quant'altro. Il ritorno è il problema. Quando decido di tornare? Da questa parte, nella position transmission, decido di tornare praticamente subito. Vedete, il giallo è la durata della permanenza. Il rosso è il ritorno. Sto poco su Marte, riparto quando praticamente i due pianeti sono in opposizione, da cui opposition class mission, e per tornare sto praticamente un mese, più o meno, e per tornare faccio tutto quel giro di rosso. Quindi per tornare devo tornare facendo una traiettoria verso l'interno del sistema solare, quindi verso il Sole, per poi ritornare sulla Terra. Questo crea due problemi. Uno, che il viaggio è più lungo. Due, che vado verso il Sole, e quindi le radiazioni che mi arrivano dal Sole sono più importanti. Dall'altra parte, invece, vedete, la missione è praticamente simmetrica. Resto tanto sul pianeta,
in attesa, che poi era quello che diceva von Braun, il tempo di attesa, in attesa che i pianeti si risistemino nelle posizioni per cui io anche al ritorno possa fare la stessa traiettoria che ho fatto all'andata. Tradotto in numeri, questi sono i numeri. Von Braun parlava di 260 giorni, si può fare anche in meno. Le sonde di rover Spirit un po' più utili l'hanno fatto in 6 mesi. Chiaramente poi è un problema di peso, potenza, di spinta, eccetera. Però si può fare in 6 mesi. Con un ritorno però che dura molto di più, 430 giorni. Una permanenza di un mese da una parte e di 550 giorni dall'altra, con un totale di 640 giorni, con un volo di 610. Vedete, qui la missione dura un anno in più, però il volo dura un anno in più. I costi sono più alti, bassi, è un po' tagliare con l'accento, però molto più alti in un modo, molto più bassi nell'altro. Ovviamente vale tutto, uno non è che uno deve per forza farne uno fare l'altro. La position ha dei vantaggi se tu sei, la congiunzione ha dei vantaggi se tu sei disposto a tenere gli astronauti per 500 giorni. Cosa che ha un senso, di fatto quando poi sei sul pianeta, non è che è il grande problema, se hai le infrastrutture, se ti sei portato quello che ti serve. I grossi pericoli ce l'hai al lancio, ce l'hai all'atterraggio, alla partenza. Quando sei lì, non è che succede sempre come in The Martian, nel film, non so se qualcuno l'avrà visto. Le tempeste di sabbia non sono così pericolose come si vede nel film su Marte. Quindi, non è pericoloso stare là. Mobilità, possibilità di muoversi in sito, questo è abbastanza evidente, cioè deve avere qualche veicolo. La potenza, avere l'autonomia energetica in sito, quindi potersi procurare l'energia, ma anche magari il propellente per tornare a casa, è molto importante. Lo dico, lo sottolineo perché poi alla fine lo vediamo questo aspetto. E la fiducia, cioè essere tranquilli di poter tornare in qualsiasi momento, alla fine torna. Il fatto di tornare è legato alla filosofia di mandare un veicolo di ritorno in anticipo, cioè io mando là un veicolo di ritorno apposta in automatico con tutte le telemetrie, io dalla Terra controllo che sia a posto, che sia arrivato, che non si sia schiantato, e controllo che sia a posto. Dopodiché, quando sono sicuro che è arrivato, allora mi faccio partire gli astronauti. Questo mi consente anche di avere meno peso a partenza, naturalmente, perché divido la missione in due, non faccio partire tutta assieme. E la fiducia, perché gli astronauti sanno che troveranno il modo per tornare a casa già insieme. Chiaramente si può fare con due lanci, uno mandando prima il veicolo di ritorno e uno mandando l'habitat con l'equipaggio, si può fare tutto. Questa è la filosofia che poi io ho utilizzato anche nel libro, che è poi quella di questa missione qua, che è stata studiata negli anni 90 da questo signore che era un esperto, che è un esperto di aeronautica e di applicata allo spazio, quindi lui era un tecnico di industria aerospaziale e tra i fondatori della Mars Society, Robert Zubrin, che ha scritto questo libro che si trova anche in italiano, che se volete potete prendere attraverso il sito della Mars Society, che si è occupato di tradurlo, che si chiama The Case for Mars, e che illustra proprio tutta una serie di considerazioni legate a come si può andare su Marte. Ovviamente è un po' datato perché negli anni della fine del 90, però comunque i principi, la filosofia di scelta di determinati compromessi è sempre valida. Lui ha imparato la lezione di von Braun, invece di dire andiamoci in tanti, chi se ne frega dei costi, no, cerchiamo di farlo fattibile e di tenere i costi contenuti.
i costi contenuti all'epoca, a fine degli 90, erano di 20 miliardi di dollari per una missione di questo tipo. Adesso, per quello che ho potuto vedere, si parla di 5 volte tanto, più o meno, quindi 100 miliardi di dollari. Loro pensavano che si potesse fare nel 2008, ovviamente non l'ha visto nessuno. Però lui ha fatto proprio tutta una serie di studi di fattibilità molto, molto dettagliati, un po' come ha fatto Von Braun, ma senza scrivere un romanzo. Quindi il vettore di lancio è possibile lanciare, costruire un lanciatore che è in grado di trasportare sia il veicolo di ritorno che l'habitat su cui gli astronauti vanno. Non è niente di straordinario, parliamo comunque di vettori grossi, cioè tipo il Saturn V, quello che ha mandato su l'Apollo, quindi più grossi di quelli che stiamo utilizzando adesso. L'Ariane 8 in questo caso è il nome che io ho dato al mio lanciatore nel libro. Il modulo abitativo, eccolo, questo qui è un'ipotesi di modulo abitativo su cui io ho anche costruito il modulo abitativo dei miei astronauti. Ecco, vedete, è fatto così per 4 astronauti, lo vedete, SR1, 2, 3, 4, quindi anticipo una cosa di quanti si va su Marte, secondo questa filosofia. Ecco, è un appartamentino di circa 100 metri quadri, più o meno, poco meno di 100 metri quadri, però attenzione, c'è un bagno solo. Ci sono tutte le cose che servono, una zona giorno, una zona notte, separata per gli astronauti, una zona, diciamo, laboratorio, una zona, diciamo, storage, più una zona legata anche per difendersi dalle radiazioni. Vedete, quel cilindro in mezzo è una zona dove se ci fossero dei brillamenti solari, quindi delle situazioni dove c'è un'emissione di particelle cariche importanti dal Sole, gli astronauti potrebbero essere avvertiti da Terra e quindi potrebbero mettersi al riparo da questa dose troppo forte di radiazioni in un ambiente dedicato. Il problema delle radiazioni è chiaramente un problema molto importante. Io l'ho chiamata Europe One nel libro perché è una missione europea. Il veicolo di ritorno può essere una cosa fatta in questo modo, quello che noi manderemo in anticipo, molto più scomodo di quello d'andata, va detto. Quello d'andata poi teoricamente potrebbe anche dover servire anche al rimanere su Marte. Allora, l'ho chiamato Zefiro. Come scegliere l'equipaggio? Quante persone? Abbiamo visto 4 persone. Questa è una scelta come un'altra, no? Von Braun diceva 70, 4. Con quali competenze? Ovviamente anche qua si può scegliere quasi ogni cosa, tranne alcune cose, cioè 2 ingegneri di volo servono, ovviamente, per pilotare, per fare manutenzione. Però parliamo di un viaggio che dura un anno, cioè 3 anni. Un geologo e un biogeochimico, un biologo con competenze chimiche. Ovviamente qui non vedete che cosa. Cos'è che manca, secondo te? Un medico. Ovviamente mandare un medico solo per la tutela dell'equipaggio è una cosa esagerata. Ovviamente l'equipaggio è molto controllato prima di partire e quindi si può ritenere che sia sufficiente un biologo, quindi la quarta figura, che abbia delle competenze mediche molto spinte. Quindi portarsi un medico soltanto, intanto là poi non è che c'è qualcuno, cioè è solo il medico servirebbe solo per gli astronauti e basta. E quindi questo è ritenuto esagerato. La gravità artificiale, ne abbiamo parlato prima, perché? Perché chiaramente, soprattutto all'andata, la mancanza di gravità
serve per cioè la mancanza di gravità rende complicate tutte le cose, non solo le operazioni, ma ha degli effetti sugli organismi degli astronauti, la perdita di calcio dalle ossa, l'atrofizzazione dei muscoli. Infatti quando li vedete sulla stazione spaziale internazionale li vedete sempre che pedalano. Realizzare la gravità artificiale all'andata perlomeno, garantire la possibilità che quando gli astronauti arrivano alla fine, arrivano su Marte, non hanno bisogno di qualcuno che li porti con la... Scusate, sì, vi ho visto, grazie, non mi fanno segno che è caro. Quando vedete gli astronauti che tornano alla stazione spaziale internazionale, li vedete che li portano fuori dalle capsule sulle poltrone, perché hanno difficoltà a adattarsi alla gravità nell'immediato. Quando arrivi su Marte non c'è nessuno, non c'è il contadino della steppa russa che ti tira fuori dalla capsula, per dire. E quindi tu devi, è meglio che tu sei già abituato alla gravità artificiale, alla gravità marziana. Quindi creare la gravità più bassa è possibile con un sistema a filo, che quindi metti in rotazione con un contrappeso la capsula, con 1500 metri più o meno, un giro al minuto, tu riesci a realizzare la gravità per l'accelerazione centrifuga simile a quella marziana. Quindi quando arrivi sei già abituato alla gravità marziana. Quando torni non c'è problema, quando torni sulla Terra poi c'è qualcuno che ti tira fuori dalla capsula. Prospettive reali, siamo alla fine. Ne avete sentito parlare forse? SpaceX, Elon Musk è un imprenditore americano, il creatore di PayPal, per esempio, di Tesla Motors, che ha questa idea molto ambiziosa di riuscire ad andare su Marte addirittura per il 2025. Ne ha parlato a fine di settembre. I punti fermi sono questi, tranne l'ultimo, che è una mia osservazione. Deve sviluppare questo sistema, lo vedete lassù in cima, quel razzo, quello a sinistra, quello a destra è Saturn 5, quello a sinistra è il suo ITS, che dovrebbe essere un vettore, quindi di grossa potenza, molto grosso, che dovrebbe avere un grossissimo livello di riutilizzabilità. Vuole fare una colonizzazione, quindi vuole andare con molte persone e con dei lanci di test addirittura a brevissimo, 2018, 2020, 2022. Che lui ci riesca dipende moltissimo ovviamente dai successi o dagli insuccessi che riuscirà a fare e dal mantenimento di questo programma. Diciamo, piena riutilizzabilità, rifornirsi in orbita, quindi prima mandi gli astronauti in orbita, poi mandi un'altra capsula che rifornisce di propellente la capsula che è già in orbita, dopodiché fai partire gli astronauti. E devi poter fare il propellente su Marte. Il propellente dovrebbe essere metano e ossigeno, che si riesce con l'acqua e l'anidride carbonica, si ottiene facilmente con formule chimiche, con sistemi chimici molto semplici e collaudati. Qualcuno forse ha sentito parlare della Mars One anche. La cosa più strana è che è olandese, cioè uno dice olandese, ma non sono mai andato in olandese. In effetti sembra un po' una bufala quella di mandare la Mars One. Parla di mandare 24 astronauti per un viaggio di sola andata. Quindi poi basta, cioè state là, non è che... Allora, avrebbe già tirato fuori 100 candidati, ma pare che siano stati tirati fuori in maniera un po' strana, con dei colloqui via Skype, facendo pagare, insomma una cosa un po'... insomma, voleva vendere i diritti televisivi, pare che nessuno gli stia dando credito, e quindi insomma ha questi metodi di selezione discutibili. Diciamo che se ne sentite parlare non datevi credito, ecco, questa cosa è abbastanza irrealizzabile. O le prospettive immaginarie, e le prospettive immaginarie sono
quelle che ho descritto io, e ritorniamo al discorso dell'emozione. Qual è il discorso? Perché dicevamo dell'emozione? L'emozione è legata al fatto che io ho pensato alle missioni del 2033, sempre di 4 astronauti, perché io ho preso quel dato di quella missione di cui abbiamo parlato poco fa. Un viaggio di andata e ritorno nella missione di Conjunction, esattamente in quei termini, e finanziarlo effettivamente con una trasmissione televisiva. Cioè, l'industria dell'intrattenimento potrebbe essere l'unica industria in grado effettivamente di finanziare una missione di questo genere, sapendo di ricavare dei soldi subito. Perché se io a tutti voi vendo un abbonamento per vedere la missione su Marte 24 ore su 24 e seguire gli astronauti in ogni momento della loro missione, se lo posso fare su tutto il pianeta, allora comincia ad avere un senso economico che prescinde da tutte le cose che ci siamo detti prima su quello che può succedere dopo, sugli investimenti, eccetera. I soldi ce li ho subito. Qui c'era un pezzo che dovevo leggere ma è tardi, non lo leggo. È un po' legato al fatto che dobbiamo superare questo conflitto, no? Tra l'ideale, cioè c'è un dialogo sul libro tra due personaggi che parlano di questo, no? E tra l'ideale dell'esplorazione dello spazio di Star Trek, dicevamo, e la prosaicità dello scontro che abbiamo col fatto che è una missione che costa 100 miliardi di euro e che quindi in qualche modo, se la vogliamo fare, questi soldi diventano fuori. Quello che è importante adesso, secondo me, è che se ne parla molto più di quello che succedeva prima. Ultimamente, se un po' di soggetti cominciano a parlare di questa cosa, che comincia a entrare anche nella cultura, che comincia a entrare nel quotidiano, che se ne continuiamo a sentire parlare, questo dà sicuramente un impulso a questo tipo di impresa. Se c'è uno come Elon Musk, magari c'è un altro che ci pensa, perché è difficile che le cose rimangano sempre da sole, spesso ci sono sempre due soggetti. Se si avvia una competizione, allora forse effettivamente questa cosa ci porta da qualche parte. La cosa importante è che comunque parlare di una cosa che deve avvenire nel prossimo futuro, in un futuro che non è questo mese, ma parliamo di anni, è una cosa che ci spinge nuovamente a pensare al futuro. E spingerci nuovamente a pensare al futuro è una cosa che ci spinge di nuovo a sperare. La speranza, secondo me, in questo momento, ritrovare la capacità di sperare in un futuro, di vedere un futuro, è una cosa molto importante per noi. Grazie.